Okay, fuck it, I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Ciao a tutti, siamo qua su Dota 2 con Medusa. Morning! Ecco. Sera, ma va bene lo stesso. sì, è sera e credo che la maggior parte della gente che guarderà il video lo farà di sera. Comunque. Ecco, figo. Questa è una partita fachiea, vi dico già che vinciamo, ma stravinciamo, perché è importante dirlo. E non è una squadra a caso. Questo è il mio team di Dota, è il mio presente ma soprattutto futuro team di Dota. Quanto io... te la tiri, quanto te la tiri. Non me la sto tirando, devo farlo sapere al mondo. Allora, io gioco Jakiro, perché in questo team il mio ruolo è l'initiator esattamente, non il support, non gioco Jakiro per farlo da support ma per farlo da initiator. Abbiamo Larry che è il midder, il nostro fantastico midder con Templar Assassin. Poi abbiamo il Piada che qualcuno penso che lo conoscerà su YouTube visto che un mio amico me l'aveva consigliato tramite YouTube, visto che seguiva i suoi video, è questo qui con Lifestealer, il nostro carry. Poi è abbiamo brutto. Jack, che è il nostro support, un warlock, fantastico. E poi c'è Axel, che l'avete visto anche nell'altro video di Dota, il primo che ho messo, con Axe, che non ha ancora piccato, adesso non so perché avevamo messo in pausa, comunque. Questo è un replay, perché commentare le partite mentre le facciamo, bla bla bla, non siamo ancora in grado, non siamo capaci, vabbè. No, perché fanno talmente tanto casino che io non riesco a parlare. Esatto, no, a parte il casino che facciamo cioè, mentre giochiamo. Fanno stracasino, porca puttana. Esatto. E comunque io vado in hard lane di solito, con questo team io sono sempre in hard lane, cioè la lane corta con un initiator che non ha tanto bisogno di farmare, tipo Jakiro, Sand King, Enigma, Enigma anche in jungle. Perché sei un draghetto! Sì, sì, è tenerissimo Jakiro, cioè ma poi non so perché è così forte Jakiro, ma veramente forte. È fortissimo, c'ha tutte le skill potenti, è tankosissimo, non ha bisogno di farmare un cazzo di nulla, non ha bisogno del blink dagger ed è un initiator perfetto. E quello laggiù chi è? Questo qui? Uh-huh. Questo qui è Ogre Magi, è un, diciamo, in support che... Basta che sia blu e va bene. Sì, beh, non penso che sia il tuo ideale di persona blu carina, guarda qualche bruttezza. Direi di no. È che è un obeso. Comunque... Sta arrivando Vai. Axel, che è il nostro Axe, guarda che coincidenza, che è un mio compagno di classe tra l'altro, per chi non lo sapesse, vabbè. Hello. E andiamo in mid, abbiamo Dragon Knight. Se lo ricordano. Cosa? Scusate, ho appena mangiato. Comunque, secondo me se lo ricordano. Beh, penso di sì, Dai, citalo. Come citalo? Vabbè, Luigi, quello là... Sì, è Luigi, ma si sa, dai, oramai... Siamo tutti una grande famiglia, no? E che si allarga sempre anche con i nostri nuovi membri del team. Abbiamo in mid Larry. In top abbiamo i fantastici Piada e Jack, sempre intenti a far farmare Piada. Il povero Jack che si subisce sempre i Nyx Assassin di turno, visto che fa sempre eroi squishissimi per fargli lo salto. No, vabbè, ma comunque, come ho detto, questa partita la vinciamo, ma l'ho caricata apposta per far vedere come giochiamo come team. Perché sono davvero fiero di questo team, sono contentissimo di aver trovato questa gente che ha intenzione proprio di prenderlo seriamente Dota. Credo che andremo anche a fare dei tornei una volta che avremo imparato bene a fare Captain's Mode e cose simili. E lavoriamo anche di counter pick, infatti per chi non sapesse cos'è un counter pick è aspettare che l'avversario picchi un eroe che a te conviene prendere un eroe che countera quello, cioè che sia avvantaggiato contro di esso. In questo caso abbiamo molti tank nell'altra squadra, abbiamo Timbersaw che ha tantissima armatura, Clockwork che avrà tantissima vita, Dragon Knight che avrà tantissima vita e quindi abbiamo piccato Lifestealer, che è il nostro carry, che fa sempre piada carry, che ha più vita assorbita a seconda della vita dell'avversario. Quindi questo è lavorare il counter pick. Inoltre abbiamo tutti melee dall'altra parte, cioè tutti che attaccano ravvicinato e abbiamo preso almeno un ranged in ogni lane, cioè io ho preso Jakiro che è ranged, in mid abbiamo Templar e in top abbiamo Warlock. E questo è il counter pick. E Sara, tu dovrai imparare tutte queste cose perché tu sarai la riserva del team. Sto sudando già a sentire, cioè te lo giuro, sto morendo, no? Questo è Dota, welcome to Dota. No, Dota, no, Dota. Vabbè, comunque in bot... Cosa? Niente, sto delirando anche tipo mal di gola, tutto un casino da ieri. Vabbè, io sono appena tornato da rafting, cioè scendere fiumi bestemmiando. Esatto. Questo non è Venezia! Citazione. Ma che cazzo. Vabbè,
chi è venuto con me a fare rafting capirà. E penso che comunque la First Blood sia in top, se non sbaglio, in mid o in top, perché in bot mi ricordo che comunque abbiamo fatto una lane abbastanza passiva, cioè che li abbiamo tenuti bene, nel senso che non hanno farmato un cazzo, Slark ha fatto un last hit nei primi 5 minuti, una cosa del genere. E però siamo stati molto passivi, cioè non abbiamo fatto nessuna kill, abbiamo harassato poco. Però comunque abbiamo negato parecchi creep e abbiamo farmato bene. Invece in mid, se non ricordo bene, se non ricordo male, Larry ha fatto la first blood. Qua siamo proprio attaccati, si stanno abbracciando, che cazzo stanno facendo? Non so, vabbè. Ecco, Templar Assassin è uno degli eroi che io non riesco a usare. Non sono capace. Proprio mi piacerebbe tanto usarla perché è figa. Cioè, è divertente da usare, però boh, non riesco. Sara, Il guarda il Pikachu corriere. è divertente. Oh, il corriere Il appena arrivato. corriere, è una rana, cioè, fantastico. Oddio. La cosa che ti piace più di Dota sono i corrieri, Sara. Sì, beh, ovvio. Classico. Fantastici corrieri, bene, ti regalerò un corriere a Natale. E in top si rigenerano vita e mana, ok, non è per niente divertente, andiamo in mid. Dove c'è Larry che spara flashate viola a Dragon Knight, ma quanti last hit hanno fatto? Vediamo un po'. Visto che possiamo vederlo. Ok, abbiamo Templar con più last hit, Lifestealer e Axe, perfetto. Cioè noi praticamente. E poi abbiamo io con Jahkiro che sto evitando di last hittare per lasciare l'Axe. E in top Warlock che ovviamente sta lasciando di last hit a Lifestealer. Lifestealer è uno dei carry più OP del gioco, mamma mia, ma veramente. Non puoi fare nulla contro un Lifestealer farmato. Troppo forte. Peggio della tua Draw Ranger, Sara. Sì. La mia Draw Ranger, chi è che ha mai detto la mia Draw Ranger, scusa? Beh, sei tu che hai detto, ah, io quando giocherò a Dota farò sempre Draw Ranger. Perché era figa. Poi Sì, hai ragione, però. non so, imparerò ad usarla, mi farà cagare, quindi cambio. Ma imparare a usare Draw Ranger non è una frase Sì, sensata. vabbè, vabbè. Imparare a usare Draw Ranger? Cosa? Vuol dire che cliccare una persona per ucciderla è imparare a fare qualcosa. Vabbè. Castori, la prossima volta ti clicco, vuoi vedere se non ti uccido. Ti clicco. Draw Ranger, ti clicco. Clicco Ti clicco, cheat Draw Ranger. E abbiamo anche una fantastica gestione delle rune, grazie al nostro Larry. Templar Assassin è uno degli eroi migliori per gestire le rune in solo. Cioè, fotte sega se il tuo support non compra le ward. Tu metti la trap e basta, le ward sono tue. La trap di Templar Assassin, per chi non lo sapesse, è una tipo una cosa che dà visione, eccola qua. Che di solito si mette sulle rune, perché non hanno un gran raggio visivo, quindi non è che possono servire per scoutare. Però per vedere le rune è ottimo, in early game è fottutamente utile. Le rune, Sara, sono queste cose qui, guarda. Queste cosine qui. Gemme fluttuanti che a te piaceranno tanto. Che servono soprattutto al midder, cioè quello che sta in mid. Per avere più potenza in early game e comunque spawnano ogni 2 minuti, ai minuti pari. Templar che prova a saltare nel Dragon Knight, no, niente, niente, niente. Non mi ricordavo che fosse una partita così passiva in early game. Vabbè, vediamo il Piada che giungla, sta facendo Land of Midas, esatto. Welcome to the jungle. Ecco qua, quasi arrivato a Land of Midas, eccola qui, pronto. Land of Midas è un oggetto che serve per fare soldi, a nient'altro. Me ne dai una per favore. Anch'io voglio un End of Midas. Andiamo a comprarci un End of Midas, ci basta una ricetta e un guanto, adesso vedrai il guanto della magia. Guarda, che si trasforma, questa ricetta si trasformerà nell'End of Midas, eccola qui. Una mano che caga soldi, va che bello. Cazzo, voglio anch'io le mani. Le mani. Guarda, la rana ha fatto crescere le ali, Sara. Ora è una rana volante. È fattissima. Esatto. Andiamo in bot, guardate come sono poverini sotto torre questi due, poverini un cazzo. E intanto io mi sono fatto il Basilius perché abbiamo bisogno di mana, sia io che Axe. Siamo due eroi che hanno fottutamente bisogno di mana in early game. Una Magic Wand che non fa mai male e le ward che carenzano perché abbiamo Templar. Quando c'è Templar Assassin in mid si possono anche evitare le ward, a dire il vero. Cioè si perderanno le prime due rune, però comunque ha una gestione delle rune troppo buona Templar, Non vorrei quindi. mai avere delle orecchie come le sue. Chi Templar?
orecchie a punta, è tenera. Bleh. Non ti piacciono le orecchie a punta? È una vacca da pè con quella tipa, basta. Perché Come mai c'è questo odio collettivo per le orecchie a punta? sono appuntite, fanno cagare, mamma mia. Anche Legolas di merda, mamma mia. No, vabbè, Legolas è figo quanto volete, però. Che poi qui che cazzo ne parlo? Che sono tutti maschi, boh. Vabbè, ma che c'entra? Io non ho mai visto nemmeno il Signore degli Anelli, se per questo. Quindi non so chi sia questo. Io ho visto lo svarione degli anelli. Quello lì ne ho sentito parlare prima del Signore degli Anelli, fai un po' te. Vabbè. E comunque, in bot continuiamo a rassare alla grande Ogre Magico la Boo perché non è capace a fare la stit. Questa qui è una ward per evitare che spawnino i creep in jungle. Queste sono cose molto wow, overpowered pro. Comunque, ti spiego, Sara. Praticamente, a ogni minuto a 00, cioè tipo a 10 minuti e 00 secondi, spawnano i creep della giungla, che sono questi qui. Quelli che non fanno del male a nessuno fino a che tu non vai a fargli del male. Se li lasciamo nella giungla avversaria, perché le lane sono... Ecco, qua intanto c'è un'azione in top, comunque vediamo intanto cosa fanno. Salgono Larry e Piada. Vabbè, e se noi evitiamo che... cioè se c'è visione, intanto c'è la first blood dei nemici. Se c'è visione in un campo della giungla, lì non spawnano. Quindi evitando che spawnino i creep nella giungla avversaria abbiamo un vantaggio di farm per noi. Intanto si fanno Timbersaw e forse anche Clockwork? No, credo di no. Vediamo in blot cosa succede. Un cazzo Un di nemico. blotto, oddio, cos'è? In blot di Killing Floor. E intanto sta scendendo Dragon Knight. Ah no, forse va solo a prendersi la haste. Sì. Luce, luce! Ecco, via. La lucina haste. Deluso, la delusione. No, perché non l'ha attivata. Ha preso la bottiglia. La bottiglia è un oggetto che serve per imbottigliare le rune e usarle quando più ci aggrada. Era tipo un cane che andava in cerca dell'osso, poi non l'ha più trovato. Vabbè, c'è stata una piccola azione in top e ora ne abbiamo 4 in bot. Sì, me lo ricordo, avevamo 4 persone in bot. Guardate, abbiamo... Cazzosi, tutti cazzosi, Sì, oddio. cazzosissimi. Abbiamo Timbersaw, abbiamo i due della nostra lane, Slark e Ogre Magi, e Dragon Knight che credo che torni in mid. Noi qua siamo tipo... Ecco, Timbersaw che arriva da dietro. Vediamo l'azione. A caso, si è A buttato. caso, ecco. Vabbè, un pochino di danni me li ha fatti, ma bro, non serve un cazzo. Poi, in top c'è Lifestealer che sta farmando come la Madonna, c'ha già 49 la stit, Templar 48. Torniamo in bot. Larry che scende, aia, Dragon Knight con la haste, eccola. Dragon Knight che diventa un drago, giustamente. Timbersaw che si butta, il corriere che passa a caso. Il corriere che salve! Fate un gelato! Stunnata ancora Templar e diventa invisibile. Templar può diventare invisibile perennemente in un punto, basta che stia ferma. Però non le conviene perché ora la menano. Esatto. Ciao Templar. E vabbè, si sono fatti Larry, poverino. Ah, poverino. Poi, torniamo in bot. Ah, comunque anche loro lavorano di ward. Qua c'è una ward, per esempio. Le ward rosse nella mappetta sono le nostre. Questa qui, questa qui e questa qui che ho messo io in jungle. Quelle verdi sono quelle dei nemici. Intanto, altra azione in bot. Tutti che mi saltano addosso, ma mi missano. Una cosa del... Ho stunnato tutti, vabbè. E ciao, scappo. Deve essere facile, facile. Sì, ho ultato poi. Ecco, e mi faccio gremaggi, mi sa, con la ulti. No, se la fa la torre. Un po' di bordello. Sì. Sì, facciamo un po' di bordello. Sì, prendiamo tutti asciate. Intanto è morto Warlock, non ho visto com'è morto. No, Peccato. Warlock è il nostro migliore amico. Il nostro povero Warlock. Ti ricordo che devi ancora fare il cosplay del Warlock di... del Golem di Warlock. Oh, che palle, mamma mia, non lo farò, no! Brutto, brutto. Vabbè. Brutto, Peccato. Vediamo gli oggetti degli Lifestealer. Sta per finire le Armlet of Mordiggian. Mordiggigigian. Che è un oggetto che consiglio a tutti i carry strength. Tutti, tutti, tutti. Forse non a Dragon Knight. E torniamo in bot. Niente, abbiamo Timbersaw adesso a caso, che si è già fatto gli Arcane Boots. Il nostro Axe è all'8 fra poco, sì. Eccolo qua all'8. Yay! Ogre Magi che gli Arcane Boots li vede domani. Dragon Knight, boh, messo abbastanza bene col farm per essere in una squadra così sottofarmata.
Questi qua sono i last hit e questi qua sono i deny. I last hit sono gli ultimi colpi che dai ai creep per avere soldi. Poi abbiamo Slark, che non è messo benissimo a oggetti, però not bad. Oh, qua, teamfight, maybe. No, abbiamo solo La Slark gente si che... incassa, diventa cattiva, no? Sì, C'è teamfight è la guerra quando... come nel ghetto, oddio. Risse fra bande, no? Un draghetto a due teste contro Pieno di un orco a due motherfucker. teste. Oh, ma abbiamo tutti gli eroi a due teste, Ogre Magi e Jakiro. Ecco, qua stiamo hanging middando, che non è una cosa buona, cioè stare tutti nella stessa lane non è mai una cosa buona, a meno che non si forzi un teamfight o si pushi una torre, visto che l'exp viene divisa fra tutti quelli che sono lì. Tipo adesso Lifestealer è in giungla, giustamente, a farmare per fatti suoi, perché è il nostro carry. Però noi, non avendo altri carry, possiamo benissimo stare in mid e non a farmare. A parte Templar Assassin, che può essere giocata anche da carry. Però Larry sta più che altro giocando da ganker, più che altro. Non tanto da carry. L'importante è che farmi lifestealer. Ora siamo tutti in mid, Fakir e il gancio di coso, di Clockwork che missa. Si stanno praticamente salendo dentro alla base. Ora mi ricordo che c'era fra poco un bellissimo teamfight. Io ho preso una double damage. Qua si stanno menando a caso, ma sono solo colpi d'avvertimento. Arriva Lifestealer. E lo menano, però si salva, scappa. E... questo me lo ricordavo. Boom! Vai, via! Boom, boom, colpi a caso. Esplosi Gran tutti. delirio. Ci facciamo Timber su, Ogre Magi. Vai su Clockwork. Sì, anche Clockwork. Boom di nuovo. Oh, è la Ulti, ulti di tutti, Madonna! esplode tutto. Boom, boom, beh. Oddio! Via 3. Questo è il team Piada, signori. Fuck Team Piada. yeah. E Templar Formeremo anche il praticamente... team burrito se vorrete. quello è il team di riserva. Ecco. Tu sarei nel team di riserva, va bene? Ci sarà nel team burrito, dai. Perfetto. Quindi decidiamo di pushare mid, intanto c'è il mio iPod che sclera, vabbè. Gente che si teletrasporta fa le finte perché ha capito che ha fatto una cazzata. Intanto a Templar sta per arrivare il Blink Dagger. Templar Assassin con Blink Dagger è una cosa stupenda. Non esiste niente di meglio. E Lifestealer, vediamo un po' il farm di Lifestealer. Alarm Light of Mordigan, sta facendo i Power Threads. Ha finito i Power Threads. E penso che poi vada per il Desolator o qualcosa del genere. Poi, io invece a oggetti sono messo abbastanza bene. C'ho gli Arcane Boots, c'ho il Basilius, c'ho la Magic Wand. Hai le E ali ho e le hai ali. due teste. Fantastico, eh? Ho sempre adorato il fuoco e il ghiaccio, il contrasto fra fuoco e ghiaccio lo adoro. Tipo anche in Zelda Ocarina of Time c'era il boss delle Twin Rova, che erano due streghette, una di fuoco e una di ghiaccio, quanto le adoravo. Beh, anche a me sinceramente piace. Sì, è qualcosa di stupendo. Invece, tipo in Dota 1, il Jakiro, intanto ci stiamo teletrasportando in massa in mid, cioè facciamo paura, no? Vabbè, Jakiro aveva il corpo viola, ma proprio viola, Oh, viola, 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 figo. viola. E anche, credo, anche il collo, la testa non sono sicuro, però penso che fosse proprio tutto viola. Invece in Dota 2 è fighissimo perché ha tipo il corpo che sembra di roccia nera, magmatica, e una testa di ghiaccio e una testa di fuoco, è stupendo. Tanto si stanno Wow. pestando i creep della giungla, tutti in botte i nemici. Robe fighe. Sì, Templar Assassin in jungle, no, ok, tutti in mid. E andiamo a prendere Slark. Via, su Slark. Ciao. Sgamato mentre farmava. Tipo tutti su Slark invisibile. Bom, esplodi. Slowato con 3000 cose. Ecco, vi consiglio sempre, comunque a livelli anche bassi, di avere sempre molti stunner e slower, perché sono le cose più importanti. Anche se avete gente tipo Draw Ranger che fa tanti danni, però non avete un initiator o comunque uno slower, qualcosa che faccia da... Sì, anch'io sono d'accordo e... Vabbè, mi sento tipo preso in giro in questo momento, comunque. Beh, ti ho preso per il culo anche prima, quindi. Sì, vabbè, fa niente, no problem. Io non c'ho un cazzo di mana, quindi me ne vado. Corri via! Corri Sì, e... scappando nel bosco! sì, e qua tentano un teamfight, no, ce ne stiamo tutti andando proprio a caso, andiamocene, via, tutti in base, tutti a Via, caso. forza, via! Teamfight finto. Dragon Knight, boh, non fa oggetti, per ora non ha un cazzo d'oggetti. E
sta ancora al 10. Noi abbiamo, chi abbiamo all'11? Abbiamo Lifestealer a 12, Templar all'11, io all'8, Warlock all'8 e Axe all'8. Ottimo. Templar assassina sempre un fantastico controllo delle rune. Grande Larry. Ciao Larry. Saluta Larry. Ciao Larry. No, Ricky, aspetta, aspetta, aspetta. Ciao. 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 Dai, ti prego, No, raccontalo alla gente, ti prego. però dovrò censurare il nome della creatura che lo dice. Dai, fallo però, fallo. Ok, allora, era una sera in cui il limoncello abbondava e abbiamo finito il cibo. E intanto c'è un team fight in sottofondo, vabbè. E io faccio a un mio amico: ehi, pensa che quando sei nella foresta e da una pozza d'acqua esce una creatura così, e gliel'ho disegnata, che ti fa ciao. E poi gli ho detto: troviamogli un nome a questo coso, il c***o. Vabbè, credo che censurerò tipo metà parola per lasciare intendere. Vabbè, e da lì è diventato il c***o, che fa ciao. Esatto. Intanto Slark ci stava unando la torre, noi abbiamo pushato il bot, però eravamo in 5, ovviamente nessuno è in top a difenderla, la povera No, ma torre. avete capito come si chiama? Quante volte me lo devo quante volte la devi far censurare? A parte la rottura di coglioni per te, però pensa a quelli che non sanno il nome, adesso gli vengono i dubbi esistenziali. Sì, esatto. Siamo veramente dei bastardi a mettere le censure. Ah, ma le censure ci saranno sempre più spesso, anche perché le bestemmie qua fioccano, eh. Alla fine capirete tutto quello che diremo, perché lo spoilereremo in un video. Spoilereremo! Spoilereremo, Cosa? faremo tipo un video raccolta di censure spoilerate. Sì, dai, dopo le spoileremo tutte, però tu ti metterai tanto in imbarazzo, credo. vabbè. Ok, qua stiamo provando una Ecco. tecnica. Qua adesso. No, aspetta. Sì, no, non è qui. Qua stiamo semplicemente wardando, no? Dopo vi farò vedere una tecnica che è anche quello che deve fare l'iniziator. Comunque, adesso saltiamo addosso a Timbersaw, lo uniamo. Esploso tutto. Boom! Esatto, il povero Timbersaw, Dragonite che fugge con la coda fra le gambe. E guarda che paura facciamo, cioè siamo 5 cazzoni in mid a pushare. Cazzosi. Siamo cazzutissimi, guarda. Troppo arrabbiati. E cosa ci fa Templar con 2000? Non lo so, perché penso al Desolator, però 2000 mi sembra un po' esagerato, visto che i pezzi del Desolator costano 1600. Boh, non so che oggetto si farà, penso proprio il Desolator. Vabbè. Poi, Lifestealer 2599, 2600, cosa si vuole fare? A quasi 3000. Forse l'Heart of Tarrasque, perché Lifestealer con l'Heart of Tarrasque è proprio come dire ai nemici che hai vinto. Una cosa del genere. Ho vinto. Esatto. Guarda Slark, non ti piace Slark? No, è brutto. È un pesce. È un pesce. Piace tanto a Pinter Slark, tipo eravamo un giorno io e Pinter. Sì, eravamo in lane, io e Pinter. E arriva suo fratello e dice: ma tu sei quel drago lì? Io ero Jakiro ancora. E lui fa: no, io sono questo pesce qua, non lo vedi che figo? Cioè, un pesce cazzuto incappucciato. E gli faccio: eh no, ma i draghi piacciono di più ai bambini, si sa. E infatti io ero Jakiro, il fantastico Jakiro, eh. Ah, mi stavo. Piace. Ah, sì, qua stavo junglando perché mi mancavano tipo 50 gold al mechasm. E ho finito il mechasm, infatti, dopo questo centauro. Il mechasm è l'oggetto che bisogna sempre avere in un team, sempre. È come la torta a una festa. Torta La torta, Ricky, la torta. bianca? La No, non quella torta. No, torta è una bugia? Ah, torta. La cake? torta. O la Katie? La Katie. Ok. Ti prego, salutiamola, salutiamola. Ok, ciao Katie. Ti dovrei sorbire ben 25 minuti di Dota solo per questo saluto. Ciao, Katie. Ciao. La mia accompagnatrice al cosplay di domenica. Fa La Kea. Per compagnatrice tenera. chi non lo sapesse, faccio il cosplay dell'Hunter di Left 4 Dead domenica. Yeah, pubblicità a caso. Torniamo in Io mid. porterò la zombie walk di Padova. Sì, quando sarà? Dicembre, Boh, in dicembre. figa.
Ma ci vieni con me, vero? Certo. Grazie, Ok. Un'altra amore. Ok. bellissima tattica è mandare Lifestealer dentro Templar Assassin. Questa V vuol dire che c'è dentro Lifestealer. Perché Lifestealer può entrare dentro le persone. È una figata, perché è un parassita in realtà Lifestealer. Guarda che brutto ragazzo, Oh, figo. Oddio, amore, la mummia. Mi viene guardalo. in mente troppo quello. La mummia, che cosa? La mummia, gli insetti che ti entrano dentro. Oh sì, che brutto. No, invece Lifestealer è un parassita benevolo per i compagni, cioè lui entra dentro e tu lo porti in giro dove vuole, e poi esce, fa sangue a caso, esplosioni, eccetera. Questa cosa mi fa venire in mente Mario e Luigi all'interno di Bowser, tipo. Ma, ah sì, bellissimo quel gioco. Mamma mia, mamma mia. Io tipo l'ho giocato anni fa, non mi ricordo quasi nulla, mi ricordo molto di Anch'io. più del 2, cioè Mario e Luigi Fratelli nel Tempo, che quello lì l'ho giocato tantissimo, mi è piaciuto un fottio. Quello lì io non l'ho finito. Cazzo, sono arrivata a boh in un punto in cui non riuscivo a battere un boss o cose del genere. Ma basta che spammi Un oggetti figo fratelli. enorme. È un fungo, boh, non mi ricordo i boss esattamente. Comunque, ecco qua Clockwork che ci inizia su Jack, povero Jack. E Jack muore. Però ci facciamo tutti gli altri, probably. La Madonna! Esplosioni fuoco, esplosioni fuoco, fuoco, fuoco. Ecco, è tipo Intanto. quello che c'è nella mia classe tutti i giorni. Ok. Intanto il Piada si fa una double kill qua, vediamo se riusciamo a fuggirsi. Arriva il Piada, Larry. E si fanno anche Timbersaw. Vediamo come Timbersaw va giù per i nostri fantastici carry. No, forse riesce a scappare. La fuga di Timbersaw. Oppa, Piada style. Questo glielo devo dire. Dai, tanto lo vedrà il video, vero? Meglio lo dirò di vederlo. Intanto Mi c'è odierà. questo pesce, Niente, niente, niente. Pesci ovunque. pesci. C'è questo pesce che continua a pusharci il top. Come Cosa? Pesci? Sono anni di esercizio a dire pesci in classe, a caso. Pesci ovunque. Pesci. Boom, esplode. No, perché la Pesci, ulti. boom. Aspetta, 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 guarda, guarda. Grande, via. Questo è quando Lifestealer esce da Templar Assassin. Che cose tenere. Wow, coppia yaoi, no, vabbè, è una femmina. Comunque. Dipende, tu non sai se è una femmina o no. Beh, Templar dovrebbe essere una femmina in teoria. Beh, In teoria, non in pratica. c'ha le poppe, guarda. No, E vabbè, fottiti, io non ho le poppe, allora sono un maschio, scusa. però è un. Hai le poppe, quindi sei per forza una femmina, è una condizione necessaria. Ma non è vero, cioè mio papà ha le poppe più grandi delle mie. Eppure è un maschio. Vabbè, insulti gratis. No, vabbè, che io sono piatta, le ho in dentro, però. Vabbè, dai, stendiamo un velo pietoso. Da che pulpito? Ma cosa? Io sono un maschio, non devo avere Dici. le tette. Vabbè. Intanto vediamo il nostro fantastico Clockwork che scappa da Axe, ma si incula da solo perché intanto lo raggiunge il golem e muore. Ciao. Poi Timbersaw che scappa con la coda fra le gambe, anche lui. Axe che farma, niente da vedere. Tutti in mid. Templar ancora con Lifestealer dentro. La coppia Piada e Larry sempre funziona. Io intanto qua che oneggio i creep. Guarda Templar, cioè è una femmina, dai, guarda, si vede. Non sei d'accordo? No, No, va bene. ma è un trans di quelli proprio enormi. Poverina. Schifo, mamma mia. Gente con le orecchie a punta. Che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Vabbè, è nata così, mica è colpa sua. Madonna, nata con la coda cane. Cosa? Che poi non capisco di che razza sia questa. Cioè, Templar Assassin di che razza potrebbe essere? Non è un elfo, cioè. Va No, è un culo. bene, è un culo, ok. Ecco, sì, qui, ecco, proviamo una tecnica estrema di Initiator. Cioè, io mi butto, mi faccio salire addosso Clockwork e poi gli altri attaccano. Così. Gli altri, infatti, sono indietro, io sono avanti. Ecco, Clockwork mi salta addosso, adesso arrivano tutti gli altri. Lo sei inglobato, oddio. Sì, adesso arrivano tutti gli altri e poi teamfight.
Senza la ulti di Warlock, però ha funzionato lo stesso. Qua mi sono sacrificato per la squadra. Tanto Larry ormai si è una ai mondi. Intanto gli arriverà il Desolator fra poco. Axe è stunnato per 7 ore e mezzo. Tutti su Axe? Mai focussare Axe, ragazzi, mai, mai. Non fa bene focussare Axe. Guarda il pesce, guarda il pesce, guarda il pesce! Pesci everywhere, oddio! Pesce che salta con la Sanjay Asha. Ok, ciao Dragon Knight, sei morto. Ah sì, qua tipo li stavamo insultando. Ecco, no, aspetta, non adesso, è dopo, è dopo, è dopo. Perché... Cos'è che stavate facendo? E intanto eravamo su TeamSpeak, adesso non è ora il momento in cui li stavamo insultando. Ah no, aspetta, adesso c'era la lite per il Corriere. Perché tipo, c'era il Piada che continuava a dire... dico il Piada perché c'è un mio amico che è fissato con Piada, visto che vede i suoi video su YouTube, che mi ha detto, oddio, sei nel team del Piada, e continua a dire il Piada, ok. Per quello che continua a chiamarlo il Piada, perché sennò direi Piadina o Piada. Vabbè. Comunque c'era la lite per il Corriere, perché tipo c'era Larry che chiamava il Corriere per qualsiasi cosa, tipo prendeva un oggetto e chiamava il Corriere, lo teneva occupato, e allora il Piada a un certo punto fa, figa Larry, ce l'hai sempre tu il Corriere, ma lasciamelo un po', non è tuo. E io faccio, allora ascoltate, il Corriere l'ho comprato io, quindi decido io se lo usate o no. Ecco, questo era l'argomento mentre giocavamo a Dota. Per rendersi nessuno conto. Che vuole il culo, ovviamente, poveretto. Che cosa? Ah, niente. Il culo di Templar? No, il culo di... Detest. Del Corriere, dai, insomma. Detest. Sto zoomando su Templar Assassin. Ma dai, mi sta troppo sul cazzo sta tipa. Perché? Non lo so. Beh, dopo te lo dico, perché sennò devi mettere un'altra censura. No, dai, dimmi. Censura. Mi sta sul... Ecco, bravo. Mi sta sul cazzo quando, tipo... Sei fissato con Boxy o sei fissato con queste dio qua? E tu sei la migliore. Ma non è vero. Sì. No. Perché una come Templar Assassin potrebbe essere meglio di te. Credi di censurare anche questo, vero? Forse. Intanto, ho stunnato tutti. Queste sono le grazie di giocare a Jakiro, quando stunni tutta la squadra avversaria. Cioè, guarda loro. Metti tipo una censura a livello smisurato, cioè tipo a volume smisurato, così tutti muoiono. Ma no, è già altissimo. Ah, ecco, adesso li stavamo insultando. Guarda questi due scemi, guardali. Racconta. Guarda, perché sono in base, cioè sono in base nemica. E tipo noi eravamo qui a farci la torre e gli stavamo dicendo, Larry, Piada, siete due coglioni assetati di kill. Infatti erano tipo andati in base rischiando di morire, vabbè. E niente, oramai gli sfondiamo le barracks, visto che il Piada è tanto fissato con finirla in bellezza, gli sfondiamo anche tutte le altre barracks. Ah sì, qua c'era tipo l'argomento, Axel, ma non lo vedi che sei sopra la ulti di Timberstone? Cioè... Era fermo sull'ascia, vabbè. Che è una motosega, non è un'ascia, però fa niente. C'è un po' di differenza, mi dicono. Sì, un pochino. Vabbè, Templar se ne va in base, noi arretriamo. Lifestealer intanto si è fatto il Mjolnir, mo si sta facendo, credo, il Monkey King Bar. O qualcosa del genere. No, lo Skullbusher, non è il Monkey King Bar. Ecco qua, infatti ha notato che abbiamo counterpiccato. So did you counterpick on purpose? È ovvio che abbiamo counterpiccato. E infatti gli ho scritto, siete tutti melee, coglioni. Cioè, non avete piccato bene per niente. Sempre avere un ranged in ogni lane, mi raccomando, sempre. A meno che non abbiate Darkseer, Kunkka o Axel. Sì, Axe. Cioè, altri non me ne vengono in mente, comunque... Se non avete dei melee come Kunkka, Darkseer o Axe, evitate di fare delle lane con solo melee, perché basta un ranged per perdere la lane, nella maggior parte dei casi. Intanto sti qua poveretti oramai stanno in base, tanto hanno capito di aver perso. Poveretti. Già, vabbè, si vince e si perde, no? Proprio tu parli, Ricky. Che cosa?
Che ogni volta che perdi ti incazzi nero. Non è vero, io mi incazzo quando c'è la gente Esce vero, è incompetente. vero. No, io mi incazzo quando c'è la gente Invece. incompetente che crede di saper giocare e sono obbligato a giocarci insieme. E poi mi insultano pure perché mi incazzo. Ma è ovvio che mi incazzo se non, se dici di saper giocare, ma in realtà non è vero. Sì, ma poverini, stanno imparando. Vabbè, ho capito, ma ci sono modi e modi per imparare, non facendosi figo, ah guarda quante kill faccio e poi in realtà non fai niente per la squadra. Cioè, Ok. c'è modo e modo per imparare, io sono sempre ben disposto a spiegare Dota a chiunque, basta che non si Bravo, facciano fighi, ecco. Quindi do corsi privati di Dota, se volete, io sono libero dalle 2 di notte fino alle 5 di notte. con le dai greche e le bimbe di Degrange. No, quella sei tu. Dai, tranquilla, Ti giuro, non sono riuscita a dormire, non sono riuscita a dormire. non è un problema, è passata quella Non è un notte. problema, cosa? Anche questa notte tu non ci sarai. Ma sì che ci sarò. Non è vero. Sì, starò sveglio fino a tardi per farti compagnia. Oddio. Tranquilla. Persona tenera. Sì. Intanto mi sta arrivando il corriere con il Blink Dagger. Io adoro il Blink Dagger, è il mio migliore amico perché sono sempre Initiator, quindi sono abituato a farmi Blink Dagger con Tidehunter. Che. This is my only friend. Blink Dagger! Sì. E farò un tributo al Blink Dagger con tanti cuoricini. Tanti cuoricini sul culo, oddio. Eccolo qua il mio Blink Dagger. Ecco, dicevo, visto che io comunque sono specializzato in Initiator, tipo Tidehunter, Magnus, Earthshaker, Darkseer, beh, Darkseer non è proprio da prendere in considerazione. Ho fatto sempre il Blink Dagger, Tidehunter, oggetto core, Blink Dagger, Magnus, oggetto core, Blink Dagger, Sand King, oggetto core, Blink Dagger, quindi essendo Ah, abituato. oddio mio! Cosa? Le troppe parole tutte insieme, non ho capito una sega. Niente, il Blink Dagger è l'oggetto che serve agli Initiator, perché serve per blinkarsi in avanti, cioè proprio teletrasportarsi in un certo range per fare una skill. Per esempio Magnus, che ha una skill ad aria che si chiama Reverse Polarity, fa tipo un'esplosione magnetica e ingloba tutti in un punto. Solo che se non sei vicino ai nemici non puoi farci un cazzo. Puoi E visto inglobare che. le piantine di marijuana. Però non è producente per la squadra, ecco. Producente solo per te. Continua. E niente, tu ti butti in mezzo col Blink Dagger, ti butti in mezzo alla mischia, fai la ulti, che di solito gli Initiator servono solo per la ulti, anche, vabbè, a parte Jakiro che ha anche la V che è molto utile, però nella maggior parte dei casi gli Initiator servono solo per la ulti, per esempio Sand King che ha anche la Q carina, però è solo la ulti alla fine, una volta che fai la ulti poi non serve più a niente. Anche Tidehunter serve solo per fare la ulti in un certo punto del gioco, anche Enigma, la ulti di Enigma è una delle più forti. E quindi il Blink Dagger, eccolo qua il Blink Dagger, hai visto che mi sono puffato in avanti? E basta, io spammo tutte le skill in base, tanto è finita. Questa è l'Incense che va giù, e GG. Bene. Questo era il team Piada. Esatto, Stasera piadine per tutti. piadine per tutti. E invece i nostri fantastici commentatori, Rikkun e. Sto casso. Che vi accompagneranno sempre nelle vostre fantastiche partite di Dota quando avrete bisogno di compagnia. Noi siamo qui. Riesco sempre a rovinare tutti i finali, dai, se non c'è. Non importa. Comunque, guardate i nostri oggetti, guardate i loro, oddio, cioè, obbrobriosi siamo. Tra l'altro, Warlock senza gli Arcane Boots, cioè, ha rushato l'Aghanim. Cioè, Jhack è assurdo, gioca i support in una maniera tutta sua. Proprio rushare l'Aghanim con Warlock è obbrobrioso, cioè nemmeno gli Arcane Boots, perché i Boots sono i primi oggetti che si fanno di solito e i Boots of Speed sono la, diciamo, la forma base dei Boots e poi li upgradi a seconda dell'eroe che sei tu. Invece no, lui dritto verso l'Aghanim per fare un iniziatore migliore. Comunque, vi salutiamo. Ciao belli. Ciao a tutti e spero di avervi intrattenuto abbastanza. Bye bye. Non è vero, non è vero.